Terra Classic può veramente ritornare a un dollaro? Mi raccomando, ragazzi, guardate questo video fino alla fine perché ovviamente poi vi dirò, secondo me, quali sono ovviamente le mie considerazioni e vi dirò anche la realtà dei fatti, ok? Quindi numeri alla mano e ovviamente andremo a calcolare moneta per moneta se è veramente possibile o meno. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovissimo video. Iscrivetevi al canale se vi piacciono contenuti del genere, iscrivetevi anche e soprattutto al gruppo Telegram ufficiale di Top Coin Italia, dove sto lasciando ottimi metodi di guadagno. Mi raccomando ragazzi, lascio il link sotto in descrizione. Allora, Terra Classic, moltissimi investitori stanno praticamente mettendo, stanno continuando a mettere il denaro per quanto riguarda questo token e ovviamente vanno soprattutto con l'obiettivo di andare, ok, di andare ad acquistare perché poi ritornerà a 1 euro oppure a una cifra Monster come era successo tempo fa. Ovviamente ragazzi, quello che vi dirò all'interno di questo video è la realtà dei fatti, ok? Però iniziamo passo dopo passo, ok? Primo passo, ok, the one, è successo tutto quello che è successo, praticamente che sta facendo? Sta utilizzando, vuole utilizzare la strategia del burn, ok? Quindi praticamente del burn dei token, perché? Ovviamente per via di Anchor Protocol, ok, tutto quello che è successo è per una falla di Anchor Protocol, dove praticamente hanno per via di un metodo, ok, dove andavi a scambiare, diciamo, USDT con Terra. All'epoca USDT era una stablecoin, ma ora comunque ve la faccio vedere. Andiamo qui a cercarla, vi faccio vedere il prezzo. Quanto è arrivato? 6 centesimi, è tutto tranne che una stablecoin, ok? Praticamente che è successo? Andando a scambiare questa stablecoin con Terra Classic, comunque dopo un poco hanno creato veramente tantissime, tantissime monete. Infatti vedete che nella supply, ok, vedete, stiamo parlando comunque di miliardi, ma c'è un ma. Ora stanno utilizzando questa strategia del burn, stile Shiba, ok, diciamo che comunque anche Shiba Inu sta utilizzando dei burn, ma comunque anche altri token, Crow, BNB, comunque diciamo che stanno utilizzando sempre questa strategia, che è una strategia ottima perché va a incrementare il valore di un token, ok? Come ad esempio Shiba, nel caso di Shiba Inu vai praticamente a bruciare dei token, però quei token che non vengono bruciati comunque aumentano un pochettino di valore, avranno più valore perché comunque sono token che si possono acquistare e quindi scalando monete è possibile andare comunque ad aumentare il prezzo di Shiba. Bene? Nel caso ovviamente di Shiba, anche nel caso di Terra, però diciamo per quanto riguarda il fattore Terra Luna hanno bruciato un po' di monete, ma il vero problema comunque è quello delle persone, ok? Il problema è chi va a investire praticamente del denaro in Terra Classic. Io voglio sapere chi va a investire del denaro in Terra Classic. Allora, solamente diciamo parere personale, le persone che comunque stanno prendendo questo mondo a ludopatia. Ragazzi, non è purtroppo così. Quello che state facendo voi è gambling, ok? Magari ci sono dei segnali comunque che possono sembrare, ok? Ci sono, funzionano, va bene, però a lungo termine, ragazzi, non va, ok? Perché se dobbiamo andare a investire comunque a mettere dei soldi in token che comunque sono pericolosi, ok? A sto punto, ragazzi, vi consiglio di andare direttamente a giocare alle slot perché, bene o male, comunque è la stessa identica cosa. Quindi, in questo caso, per quanto riguarda Terra Classic, ok, ci sono persone che stanno investendo, tra parentesi,
denaro in questa cripto, ma ci sono anche altrettante persone dove praticamente stanno ignorando questa criptovaluta, ok? Magari diciamo si può capire comunque, ci può stare se vai a investire nel nuovo token, ok? Perché comunque Terra sappiamo tutti che era un token che era importante, poi è crollato. Infatti guardiamo qui Terra attualmente, quando sto registrando questo video, il prezzo del secondo token è di $2, ma il primo comunque è per me, poi se sbaglierò, amen, io ci ho messo una X sopra. Ma andiamo alla domanda clou. È possibile che Terra Classic può ritornare praticamente a $1? Vi faccio vedere. Siamo nella nostra app, dove noi praticamente andiamo a calcolare la circolazione delle monete con la capitalizzazione comunque di altre monete, ok? Mi prendo quella di BNB, perché se non sbaglio vi faccio vedere comunque BNB. La vediamo che ha una capitalizzazione di 35 miliardi di dollari e capite bene comunque è tra le top 5, top 3 criptovalute. Andiamo a vedere che con la capitalizzazione di BNB il prezzo di Terra Classic può raggiungere un massimo di 0,005, ok? Quindi stiamo parlando meno di un centesimo. Mentre se andiamo ovviamente a calcolare il prezzo di Bitcoin, ok, quindi il massimo, il prezzo di Luna può arrivare a massimo 5 centesimi di dollaro, ma stiamo parlando praticamente di 365 miliardi di capitalizzazione di mercato. Ora dico io, chi va a mettere, ok, del denaro in questa criptovaluta? Ci sono state persone che hanno perso comunque la vita, ragazzi, quindi non sto qui a parlare di quello che è successo a Terra Luna, ma ovviamente, ragazzi, in questo caso, parere mio personale, è da folli andare a inserire del denaro, perché comunque il mondo crypto in questo caso noi dobbiamo utilizzarlo soprattutto per andare a incrementare il nostro portafoglio, per combattere più che altro l'inflazione che c'è nel mondo. Ma in questo caso, andando a inserire Terra Luna Classic come un investimento che ci può stare, secondo me, ragazzi, comunque non può andare bene a lungo termine, perché le persone vogliono vendere, vogliono andare a recuperare il denaro che hanno perso, ok, con il token vecchio. Quindi in questo caso quello che vi consiglio io è di andare soprattutto a lasciare stare Terra Classic. Poi ovviamente il mio è un parere personale, poi ovviamente voi siete liberi di fare ciò che volete. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, studiate in cosa andate a mettere denaro, a cosa investite, perché comunque perdere soldi in questo mondo è un attimo, ok? Già Terra Classic ci ha insegnato che quello che è successo comunque è nulla è sicuro, nessuna criptovaluta è sicura, però ovviamente voi con diciamo i vostri studi penso che riuscirete comunque ad avere un ottimo pensiero per quanto riguarda il mondo cripto, in quale criptovaluta investire. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi ulteriori contenuti del genere. Iscrivetevi anche al gruppo Telegram ufficiale di Topcoin Italia. Noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao e a presto.